autunno, tempo di vino, ma anche di tappi. Questa è arte per te, arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video autunnale, ma non prendetelo solo per video autunnale, perché questa proposta può essere davvero carinissima declinata al periodo di Natale. È un video di transito, diciamo così. Io ho fatto questo video con soggetti autunnali perché è un progetto che svolgo per la Bobbanni, però ho voluto metterlo online perché per Natale può essere una figata per risolvervi il problema del segnaposto e del portamenù per le feste. Prendete le tappi di sughero e spostiamoci sul piano da lavoro per vedere questa nuova creazione. Oggi per il nostro progetto di riciclo creativo e anche abbellimento delle nostre tavole voglio preparare dei segnaposto o reggimenù con i tappi del vino. Potete usarli da riciclo per una cena magari in famiglia, per una cena informale, insomma per qualcosa di più rustico, oppure potete comprarli nuovi al costo di 10 centesimi l'uno o anche 5 in alcuni, o anche 5 a seconda che siano naturali o sintetici. Vanno bene tutti, basta usare un po' di creatività. Questi diventeranno dei bellissimi segnaposto e dei bellissimi reggimenù. Cominciamo subito, quindi ci occorrono dei tappi in sughero o similsughero, una spatolina, taglia balza, scotch biadesivo e forse anche dello scotch di carta, uno scotch spessorato, una carta che abbia una bella fantasia, così come per gli abbellimenti. Userò dei fiori per abbellire i miei segnaposti, io userò questi Blossom Bobbanni, ma fiorellini così graziosi ne trovate ovunque a buon mercato, anche dai cinesi volendo. Poi userò forse delle perline da abbellimento, ma non ne sono certa, una pasta glitter che sia in accordo col tono della mia carta. Io in questo caso ce ne ho di vari colori, rosa, verde. Vi linko qui il link dove potete prepararvela da soli, vi do la ricetta per farla. Io in questo video l'ho fatta bianca, ma se la fate colorata vi viene ugualmente bella. E anche qui io userò quelle Bobbanni belle e pronte perché le ho, però non so dirvi dove reperirle in Italia, così come il glitter spray che forse userò e che vi ho insegnato a fare homemade sempre in questo video. Quindi come vedete io uso cose industriali, ma vi do anche l'alternativa homemade perché so che sono cose di difficile reperibilità. Ci occorrerà una squadretta, forse una matita, forse della colla stick, io preparo sempre tutto, forse un pennellino e un bulino, ce li ho a portata di mano tra gli attrezzi. Poi userò la mia Big Shot perché ce l'ho naturalmente, ma se non ce l'avessi non ci sarebbe nessun problema, devo tagliare semplicemente delle etichette e posso farlo anche a mano. Siccome la Big Shot ne approfitto e mi uscirà un taglio super pulito e super perfetto, no? In questo modo, ma ripeto, se voi non avete questo tipo di macchina potete anche andare di forbici. Cominciamo subito. Come prima cosa preparo proprio le mie carte per fare le etichette su cui andrò a scrivere i nomi. E cosa faccio? Base da taglio spessa, base da taglio sottile, tappetino, eccolo qua, da taglio, fustelle, queste sono molto belle, e ne prendo tre misure. Posiziono la carta, posiziono il secondo tappetino da taglio e appunto procedo con il taglio da una parte e dall'altra. Ed ecco qui le mie etichettine belle e pronte. Se volete saperne di più sulla Big Shot Express, trovate il video qui sul mio canale, ve lo linko qui dove c'è la i con il pallino. E in più vi dico anche che nel box informazioni vi lascio tutti gli indirizzi, dove l'indirizzo del sito che me l'ha mandata, che è il sito Creabello, dove potrete trovare la Big Shot Express a un ottimo ottimo prezzo. Quindi se vi dovesse interessare trovate qui giù tutto nel box informazioni. Allora, bando alle ciance. Ok, come prima cosa dobbiamo creare un taglio ben netto sul nostro tappo.
proprio ben netto e abbastanza profondo, così, che contenga il nostro pezzettino di carta. Dopo aver praticato il taglio per lungo, prendo dello scotch carta, lo pongo a mezzo centimetro dalla base, da una parte e dall'altra, e con la spatolina o con il pennellino appongo un po' della mia glitter paste. A decorare proprio il tappo. Voilà. E lasciamo asciugare. Andiamo a mettere un po' di pasta glitter anche sul bordino dell'etichetta più grande, così scaricando proprio il pennello sul bordino. Mettetelo su tutti i bordi tranne che su quello che deve essere incastrato con il tappo, ovviamente. Ok, fatto tutto il bordino, lasciamo riposare. Prendiamo adesso dal blocchetto che vi ho fatto vedere prima, da quel blocchetto di carte, una carta che leghi con quelle che ho preso. Stacco la carta, applico una striscia di scotch carta sul retro, di scotch biadesivo sul retro. Decido quanto largo voglio fare il mio scotch, ne ho provate le varie misure e ho scelto per 1,5 cm circa. E quindi, partendo dalla fessura centrale, arrotolo attorno al tappo la mia cartina di guarnizione e voilà, arrivati al punto di congiunzione, taglio lì dove c'è il vano di accoglienza della carta e faccio ben bene aderire. Ok, mentre aspettiamo che la nostra colla a caldo riscaldi, scriviamo il nome del nostro commensale e lo scriviamo qui al centro del bigliettino rosa con un bel pennarello verde e io uso il Pentel. Passo di glitter paste anche l'esterno di questa targhetta, prendo lo scotch biadesivo, dietro, spiccico e attacco sulla mia etichetta. Con la pistola colla a caldo applico un fiore sopra un altro e metto a contrasto un fiore verde con un fiore rosa. Applico tutti e due con un punto di colla a caldo sopra il tappo. Adesso inserisco la mia etichetta all'interno del tappo. Voilà, il mio tappo è diventato un segnaposti delizioso a forma di fiorellino barra piantina. Per il nostro portamenu invece prendiamo un tappo e tagliamone una sezione nel senso della sua verticalità. Prendo la mia pasta glitter, la spatolina e applico la pasta glitter sul bordo da una parte. Prendo una striscetta di carta e la appiccico, prendo una bella così tutta decorata e la appiccico al centro in questa volta del mio tappino. Vado verso giù e stringo benissimo. Arrivati a questo punto facciamo asciugare bene questa parte qui. Nel frattempo occupiamoci del nostro menu. Come per ciò che abbiamo fatto prima, contorniamo il tutto con del glitter paste. E voilà, fatto tutto meno il bordo inferiore che andrà incastrato.
Ora prendo il secondo, scrivo menu. Ok, scritto il menu, anche qui facciamo una bella passata di glitter tutto attorno. Metto lo scotch carta anche qui. Ok, qui c'è la mia etichetta. Ora devo praticare il taglio al centro, da lato a lato. Sporco di colla a caldo il bordo inferiore, piano piano, e vado ad inserirla in quella ricavata nel tappo. Voilà! Muy muy carino! guardate, vi faccio vedere, già così sarebbe bellino. Ma no, noi non ci accontentiamo e quindi mettiamo un bel fiorellino qui. E quindi noi mettiamo anche un bel fiorellino sul davanti. Adesso vi faccio vedere. Naturalmente il fiorellino agganciatelo sul tappo, non sul cartoncino, perché sennò poi quando toglierete il menu potrete buttarlo, insomma non vi servirà più a nulla. Bene, fatto il nostro portamenu, è fatto il nostro segnaposto, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosa da dirvi e come vedete con poco si può fare davvero davvero tanto. Visto che carini i nostri tappi, alla fine non sembrano affatto dei tappi di sughero, ma sono dei porta menù e dei segnaposto leziosi e graziosi. Potete farli rossi e diventano subito natalizi, bianchi e diventano subito perfetti per tavoli matrimoniali, più rustici per delle belle tavolate rustiche, appunto, declinateli come li volete. Primaverili, invernali, estivi, i tappi sono sempre utili per rendere speciale la vostra tavola. Se questo video vi è piaciuto, regalate un pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook e venitemi a trovare anche su Facebook, Pinterest, Instagram e soprattutto sui miei altri canali Ombrette 2 Cuore una K. Tutti i link li trovate qua sotto. Io non vi tengo oltre perché già so che state smaniando perché volete cercare quel tappo che avete messo in quel cassetto, e allora correte a prenderlo e a creare. E noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Ciao, alla prossima volta!